osservazioni estremamente precise, puntuali e rappresentative. Comunque io, Marina, chiederei ai tecnici di mandarsi tra di loro una piccola lettera indirizzata a voi come comune, dove si è stato detto, che si scriva quello che si è stato detto in quel giorno della riunione. Sì, sì. Perché era una riunione tecnica, era inutile che ci fosse te o qualcun altro, forse la parte politica, forse da una parte non c'entra niente. Però un verbale di quella riunione indirizzato anche all'associazione nostra, per poi se c'è qualche incongruenza che riusciamo poi, cioè sì, perché sì, le parole vanno bene, ma anche al vento le parole. Sì, però ecco, solo una cosa, piuttosto ci puntiamo, cioè il comune deve dire ok, sappiate che fino a quando non c'è questa lettera posticipiamo l'abbattimento di questi sei, cioè perché è impensabile di dire, di pensare che tu lunedì la richiedi e lunedì a mezzogiorno te la dia, cioè non è neanche, poi loro martedì vengono a tagliare, poi ci raccontano quello che vogliamo e noi andiamo avanti altri 20 anni a incontrarci, a parlare, bla bla bla. Cioè, non sapevo di martedì che non c'è, non so adesso almeno ho chiesto martedì personalmente, scusa se interrompo gli altri, trovo gravissima questa delegittimazione del nostro sindaco. Come cittadino di Montefio mi sento molto felice. No, è vero. Perché voglio dire, noi abbiamo un sindaco che ci rappresenta quella provincia. Poi col sindaco abbiamo la nostra dialettica interna, che per fortuna è stata sempre estremamente civile, ma altrettanto chiara. Nessuno ha mai nascosto di avere posizioni diverse. Però nei confronti del sindaco mi aspetterei dalla provincia un atteggiamento più rispettoso. Mi sembra molto grave questo. Ora, se più volte sanno che martedì ci saranno gli abbattimenti, se la provincia ha in mano la lettera che ha giustamente citato l'avvocato Lombardi, come si permette? Ho chiesto a Alex, questa mattina, ha detto ma non andate a tagliarli, martedì ha detto. Che magari non sia successo come la volta scorsa, che è arrivata una lettera che non sia magari passata dal protocollo e sia all'interno di essere letta. Io l'incontro è stato fatto giovedì. Come quella famosa delibera che è arrivata al fallimento e nessuno l'ha letta. No, no, ma non è che non l'abbiamo letta. Ma Marina, io mi sto arguendo assieme ai tecnici, non ho detto niente, neanche alla Luigi. C'era Arduino l'altra mattina assieme, che ho portato dalla strada, non abbiamo detto niente. Che abbiano deciso di abbattere martedì, io non lo so, lunedì chiedo. L'altra volta quando hanno dovuto farlo l'hanno mandato a lei, ai carabinieri, sì, a Topo Gigio, se la sta lei, l'hanno mandato l'ordinanza per la strada. Anche stavolta è marzo. L'hanno mandato l'ordinanza per chiudere la strada, l'hanno mandata il venerdì, però voglio dire, stavolta nel taglio di un conto potare, un conto abbattere, se abbatti comunque almeno limitare un pezzo di carreggiata. Non è che si fanno da un giorno all'altro queste questioni che ho coordinato. Sì, è molto scorso. Allora, scusate, avevo prima la richiesta di intervento della signora Visconti, del dottor Correggio, il dottor Carrera. Sì, è abbastanza superata nel senso che le esigenze di sicurezza per cui sono stati abbattuti tutti quegli alberi, poi non vengono contemplati quando gli alberi si abbattono sulla strada, non si chiude la strada, c'è il passaggio delle macchine. Cioè, su questo denota la, non so che cosa, come definirla, insomma, la preoccupazione della provincia per l'incolumità dei passanti. Scusate, cioè, ce lo diciamo ancora tante altre volte. Io l'altra volta gli avevo detto, mi sono arrivati qui, mi hanno mandato l'ordinanza dicendo che
avreste chiuso la strada, poi la strada non è stata chiusa. Assolutamente non era chiusa. Lui mi ha risposto che era perché per non creare troppi disagi alla circolazione, perché quindi faceva. Il discorso che devi fare è questo. La provincia taglia perché gli impianti sono pericolosi. E nel momento in cui tagliamo lasciamo passare le macchine, allora non ha senso. La provincia non è scorsa. Scusate, ti spiace se rispettiamo l'ordine delle richieste?